No. Salve a tutti ragazzi, bentornati da lungo. Allora, attenzione, perché oggi siamo sul film 2019, ma con una novità assoluta. Non andremo avanti con la carriera per oggi, voglio fare una cosa che mi avete chiesto tantissimo e che già facciamo in maniera molto molto divertente su MotoGP. Divertente, ma anche impegnativo, insomma, non per forza che uno debba ridere, eh. Probabilmente ce ne sarà, ma non per forza. Voglio giocare online a F1 2019. Vedete che sono un livello 2, quindi non fa schifo. Non ho mai fatto niente. L'unica cosa che adesso guardavo è la personalizzazione delle vetture. Io ad esempio ho scelto questa. Ho fatto sti colori bianco, nero con quest'azzurro. Che mi... No, facciamo una roba invece. Visto che ci siamo, facciamo una modifica al volo. Non era male così, però mi è venuta un'idea. Perché non utilizziamo tipo i colori della bandiera italiana? Guardate, facciamo così. Quest'azzurro lo trasformiamo in un verde. Sì, guarda che bello. Questo nero che cosa fa? Ah, gli sponsor dietro sull'ala. Vabbè, neri sarebbero sul verde, si vedono meglio. Top. Abbiamo anche la macchina italiana, va bene? Giusto per iniziare, con un bel like da parte vostra. Andiamo a vedere che cosa ci capita. Proverei anche la non classificata, ma sono sicuro che qua ci sono tutti quei deficienti che c'erano anche nel 2018 che ti rendevano impossibile la vita. Ti puoi beccare anche nella classificata, però siccome qua immagino si livelli e qui no, forse la gente è un po' più seria. Quindi proviamo la classificata. 5 giri, ragazzi. Proviamo a fare una roba veloce. Qua siamo online, non ci abbiamo voglia di stressarci. Vediamo un po' cosa ci tocca. Con qualifica in forma breve, tentativo unico. Attenzione, cosa succede? Proprio per finire la gara. Tra l'altro mi sa che stavo rompendo le palle a questi qua, perché c'era il mio simbolino in alto a destra di me che parlavo. Mi dispiace amici, non sapevo che fosse automatico, l'ho tolto così non mi sentono, anche se no sono io che parlo durante tutta la gara nelle orecchie di sti qua. Sì, il Belgio sì ragazzi, le impostazioni sono qua sotto. Ok, vabbè, tutto a posto, dai. Danni veicolo ridotto, giustamente, perché sennò con i pazzi qua su 5 giri non fai in tempo andare a cambiare un'ala, mi sembra anche giusto così. Prestazioni pari, quindi saranno come le più forti nell'offline, diciamo, nelle prove a tempo, robe così. Regola del parco chiuso, taglio curva rigoroso, temperatura delle gomme, almeno quello simulazione, ma non cambia niente alla fine, perché tanto sono solo 5 giri, il pit stop non si fa. Gara flash, dai, così va, bello però, dai, a Spa. Buono, andiamo a fare subito la qualifica. Oddio no, piove, guarda la caramellina. Da più che... no, ragazzi, perché la pioggia adesso qua? No, vabbè, partiremo ultimi. Però la macchina ci doveva vedere un po' più di bianco a un board per P11, raga. No, 10. Ma non siamo ultimi, eh. Nonostante tutto, la gara però è asciutta. Grazie. Molto gentili. Oh! No. Levati dal cazzo, madonna. La tua ala anteriore è danneggiata, è meglio se rientri al più presto per evitare che la situazione precipiti. Ma più precipitata di così? Dove devo andare? Questo qua ha parcheggiato, attenzione. Vabbè, il circo. Il circo, e tra l'altro come siamo arrivati su questo? Il circo. C'è una nuova strategia disponibile. Ma cosa vuoi fare le strategie, imbecille? Io ci sono 5 giri da fare in tutto. Attenzione qua, il pazzo, Sutti. Si sente un po' l'ala spaccata. Non tanto, però un po' sì, guardate. Attenzione, c'è un altro incidente là. Sì, si sente. Ha voglia. Alziamo il piede, che sennò qua ci danno anche le penalità. Vabbè. Poteva iniziare meglio la nostra esperienza online. Sinceramente. Attenzione qua. Attenzione. Ma che casino è? Oddio, meno male che era fuori dai coglioni quello. Siamo matti qua. Settimo. Arriviamo di nuovo sotto sto qua, Sutti. Che taglia completamente l'ultima S, attenzione.
cazzotti? Non va benissimo, quella roba lì. Anche l'Erse qua, vabbè che... Oddio, anche in frenata abbiamo qualche problemino. Dai, ma chi se ne frega, ragazzi. Perlomeno facciamo esperienza, ci divertiamo. Attenzione qua. DRS anche qui dopo due giri. Puttana però se laghi, sutto. Prosutti, vai via. Bella prosu. Attenzione, prova a resistere, no. Non ci prova neanche, invece. Invece mi sportella. Dai, abbiamo capito. Siamo allo zoo. Eccolo. Siamo allo zoo. Questa è la gabbia dei puffi. Questi due azzurri uno dietro l'altro. I due mongoloidi. Sì, bravo, vai. Vai a prenderne due anche per me di carciofi. Che stasera li facciamo. Questa è l'ala davanti. Ti permette di correre il danno ridotto, però comunque. Comunque c'è. Ma anche qua non posso fare la manetta. Cioè, questa è una curva da fare tutta in sesta. Vediamo se andiamo a riprendere Sutti, ma impossibile in queste condizioni. Ultima S. Adesso vediamo se abilitano il DRS anche. Sì, DRS abilitato. Che animali. Vabbè, dai, almeno ragazzi differenziamo qualcosina. Cioè, non possiamo. Oddio. Attenzione. Hai ragione, ma mi è partita. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Oh, ragazzi! Sono messi i sorpassi, bandiere gialle. Mamma mia, rinchiudeteli. Attenzione, questo. Siamo quinti. Ok, via libera. Siamo partiti dall'undicesima posizione, coinvolti in un incidente. Pieno di pazzi qua. Che poi magari neanche l'hanno fatto apposta, perché c'era uno fermo sulla griglia che non è partito. E quindi già lì forse diciamo che lui ha causato qualche problema di sicuro. Perché poi per il resto adesso anche questi qua che ci siamo scambiati un paio di sorpassi non è che sono macellai, ecco. A parte proprio su qualcosina, se uno vuole andare a vedere il pelo nell'uovo. Io devo fare ste curve, lo so. Ma ho la macchina che va strana. Al prossimo limite probabilmente ci daranno anche dei secondi di penalization. Cerchiamo di non beccarlo, allora. Questo mi vuole passare. Non glielo facciamo fare. Questa macchina che sembra un Chupa Chups più che una macchina italiana. E il Chupa Chups Racing Team. Ovviamente team manager Gigino. Numacher pilota esperto. Ok. Arriva al sorpasso? Non ho più Erse. Oh. Attenzione, quello lì dove è andato? Oh. Comunque non si mantiene in curva. Anche col danno ridotto abbiamo tutta l'ala davanti massacrata e purtroppo si sente. Vediamo se riusciamo a riprendere Capitan Culo in sto giro e mezzo, ma non credo. Attenzione ai limiti qua.
Devo guidare veramente in modo strano, cioè qua si fa quarta, sesta. Adesso io ero ancora in quinta perché la macchina non chiude. Secondo me la sua è più aggiustata, perché sennò non poteva andare via così tanto. Vabbè, dai ragazzi, chi se ne frega? Chi se ne frega? Non abbiamo mica joinato l'online per fare i fenomeni, a parte che non lo siamo a prescindere. Però è carino fare l'esperienza online e, come ho detto prima, ci sta anche farsi due risate, perché poi chi se ne frega. Sono classificate, ma noi, cioè io ho un livello talmente basso che si classifica lo stesso. E poi, oddio, dai, un quinto, contando che eravamo una quindicina. Non ci sputiamo addosso. Ma comunque c'hanno motori Ferrari ste macchine tutte uguali? O Mercedes? Sento un motore di quelli seri, con la turbina che fischia un botto. Bellino, bellino. Anche di più lì, avevo paura di oltrepassare i limiti. Vabbè che dietro non c'è più nessuno. Staccatissimi. Devo far tutto con una marcia in meno in curva. Voi non avete idea, sì ce l'avete invece, di quanto è veloce sta pista. Alcune curve le ho dovute proprio frenare di brutto. Colpa dell'ala davanti, che ci ha compromesso tutta la gara, però alla fine dobbiamo anche dire che ci ha fatti divertire, dai. È sempre bello osservare lo zoo dell'online nei vari giochi, tanto chi se ne frega, non si vince niente. Spa, quarto. Quarto, dietro a Widowmaker, Toby Dobson, Loft. Attenzione, Capitan Cold era davanti però. Forse ha beccato talmente tante penalità, cioè tipo 4-5 secondi, e gli siamo arrivati noi davanti. Vabbè, può darci, noi non ne abbiamo preso di penalità. Alla fine è stato comunque buono, dall'undicesima casella, dopo il botto iniziale con i primi che se la sono scampata, che sono andati sicuramente stravia. Diciamo che siamo tornati su come il migliore dei danneggiati. Bene così, dai, facciamo due livelli, due ricompense, ci siamo divertiti, spero che vi sia piaciuto. Io adesso vengo via da qua, sarei tentato di continuare, ma ci rivedremo presto ragazzi. Mi raccomando, supportate questo video se volete altre gare pazze online, perché le faremo. Fatemi sapere se vi piace la macchinina. In realtà a me no, avevo pensato a sta roba qua italiana, ma non mi piace dall'onboard. Alla fine dobbiamo farla bella, soprattutto onboard, vedremo un pochettino come sistemare le cose. Ovviamente ragazzi, Numaker tornerà anche lui nella sua carriera, il lato serio di Formula 1, questo è il lato un po' più bizzarro, come avete potuto ben vedere. Però vi faccio piacere, fatemelo sapere nei commenti. Grazie per il pollicione, occhio alla descrizione, vi aspetto su Instagram, vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi cari.